siamo qui nel cuore di Sorrento, nella azienda autonoma, per una intensa ed importante giornata dedicata all'olio. Il premio Sirena d'Oro, organizzato già, siamo all'ennesima edizione, 23esima edizione. Che cosa significa? Presidente, ce lo spiegate voi, che cosa significa? No. Fa convergere così tanti produttori qua. C'è il premio, una, riaprite un po', premio da senatore, è un evento importante che dimostra che l'Italia ha queste eccellenze, e è importante perché gli italiani sanno fare qualità e meritano il giusto riconoscimento di questa qualità. Il premio Sirena d'Oro esalta quelle aziende virtuose che danno un'immagine positiva all'estero con i nostri prodotti d'eccellenza. Quindi bene, rafforziamo questi eventi che danno un'immagine positiva sui mercati nazionali e internazionali. Grazie di questa chiarificazione importantissima. Intanto il mondo dell'agricoltura ci dice da sempre che senza l'oro non si va da nessuno. L'agricoltura che dà, diciamo, le eccellenze italiane soprattutto, e sono i prodotti agricoli, e l'olio è, diciamo, il prodotto principe del Made in Italy nel mondo. Poi se portiamo il vero prodotto, i produttori, esaltiamo tutto il mondo, perché ci sono anche... Intanto vorrei subito immediatamente ficcare il dito nella piaga. Qual è la piaga? La piaga è che questi prodotti, che generalmente non si muovono in ambito da supermercato, li troviamo nei ristoranti di eccellenza, qualche tempo, dove la grandezza della bottiglia, il maestro d'hotel ce lo porta al tavolo. Ma il problema grosso è quello al supermercato, dove la mano della signora, siate così gentili da darmi una mano a far comprendere ai nostri lettori, la mano viene calamitata sempre quella dal prezzo più basso, 4,80 euro, 5,60 euro. Noi andiamo a vedere una di queste bottiglie, 0,55, 0,45, e già il costo è un po'. Come dobbiamo educare la signora? Abbiamo piacere che questo premio, e ho visto nei programmi, dedicherete ampio spazio, addirittura dalla potatura. Oggi ci stanno giù delle persone che devono ricevere una menzione d'onore perché hanno seguito un corso di potatura di olive, la famosa capitolazione. Quindi quando la massaia va al mercato e vede l'olio a 4 euro, ma con 3 caffè, che extravergine si può avere? Quindi un extravergine di 10 euro, 12 euro, basta poco solamente, cioè la qualità si risparmia molto spesso, perché, e ti esalta la minestra, perché con quegli oli la rovini la minestra, perché sono tutti oli di provenienza estera, soprattutto spagnoli. Gli diciamo anche che ne basta quasi la metà, quando è un olio. Certo, i sapori, i profumi li esaltano gli oli italiani e gli oli italiani. Ancora noi in questo momento stiamo, come Italiano Libero, come CIA, Confederazione Italiana Agricoltura, stiamo chiedendo al Ministero dell'Europa che ci aiuti a fare comunicazione sugli oli di qualità. Cioè perché noi, perché l'olio ha bisogno di essere riconosciuto come nella sua qualità. Purtroppo non è colpa della massaia che si avvicina al pezzo più basso, c'è bisogno di educare la massaia, e educare non solo la massaia, educare, e noi abbiamo proposto che iniziano dei corsi nelle scuole per insegnare ai ragazzi quali sono i prodotti di qualità che abbiamo in Italia, non solo noi. Noi volevamo, c'era un tentativo di certificare una truffa in Italia 4 anni fa. Ricordate l'Italico era la miscela 50% spagnolo, 50% italiano. Una grossa organizzazione aveva fatto accordi l'OSC con il commercio e l'industria per far passare questo messaggio. Noi come Italia Olivicola ci siamo opposti con forza su questo tentativo nostro di
demolire, e se passava quel meccanismo, no, non serviva più prodotto, non serviva più. In Italia con la verità, una grossa organizzazione. No, ma soprattutto una comunità. Una grossa organizzazione agile. Una notizia che passa al gruppo va. No, online di 170.000 firme, al ministero abbiamo bloccato tutto. E si è bloccato. Adesso siate così gentili e battuti nel mondo bio. Sempre per far comprendere bene ai nostri lettori, perché c'è anche qui una leggera differenza di prezzo per un prodotto certificato bio e per uno non. Noi paghiamo quell'1,50 euro, quei 2,50 euro in più. Che necessità abbiamo? Perché non è tutto indirizzato al bio? La coltivazione bio, diciamo, comporta tutta una serie di adempimenti, che comunque l'agricoltura, diciamo, controllata, l'agricoltura non ha, insomma, tu non puoi fare coltivazione, non puoi fare tante situazioni, che comunque la produzione ti fa. Quando c'è l'attacco della mosca c'è una perdita di prodotto, è tutta una situazione, per questo costa di più, però noi abbiamo sistemi di lavorazione integrata, che significa controllare con le trappole, con fitofarmaci, ma molto, diciamo, consentiti con l'agricoltura integrata, che, diciamo, è quasi lo stesso, non rimangono. Intanto vedo sirene d'oro, sirene d'argento e sirene dalla commissione, mi rivolgo, con quali parametri organolettici avete sentenziato? Questo olio è superiore all'altro, perché questo è il mito del pomo di Pallade, che viene offerto alle divinità per far scatenare una serie di questo. Vogliamo vedere la classifica. Giusi, ci accompagna, signora segretaria? Ci preannuncia in via del tutto eccezionale i primi 10 classificati: oro, bronzo e argento. Oro, argento e bronzo. Oro, argento e bronzo. Venga, dottoressa. Grazie. Intanto le bottiglie sono tutte eccezionali, escono dalla penna di un designer, per esempio una bottiglia di questa forgia forma, no? Anche la etichettatura, quindi vuol dire che dietro c'è una imprenditoria manageriale che permette di la posso prendere una sensibilità, che cosa sono gli aromatizzati? No. E olio aromatizzato, ci sono olio che anche olio che entrano in questa classifica? È velatamente vogliamo dire ai nostri ascoltatori l'olio col peperoncino per non farmi un calcio con l'olio è come un olio bio, lo apri, non vogliamo sapere tutta la classifica, però ci piace sentire per esempio le aziende, perché l'unica è levatura nazionale, qua è un mercato italiano tutto, è vero, dalla Sicilia ai Lombardi. In effetti l'elenco sarebbe anche riduttivo. Vi dico direttamente i primi, così allora, per la categoria bio abbiamo per esempio la DOP dei Monti Blei, che è sempre presente. La Sicilia, la grande Sicilia, il sole, il sapore dell'Etna. Che è stata già vincitore anche nelle edizioni precedenti, è vero, dottor Milano? C'è l'Accademia Olearia della DOP Sardegna, che comunque è presente in diverse categorie. I sapi si stanno facendo sempre più avanti negli ultimi anni, sia con i vini che con l'olio, che ci piace, è importante che questa regione Sardegna sia una grande produzione sia di olio che di vino. Intanto, signori, mi permetto di dire, mi piace questa profusione enorme di energia che oggi avete dedicato qui a Sorrento. La preparazione che il Capitano Milano sta facendo già da mesi, le 23 edizioni,
ma mi piacerebbe, perché reduce da un viaggio all'estero, i tedeschi fanno ancora uso tanto di grassi animali, gli svizzeri altrettanto, la Francia è un po' a metà e metà, gli unici sono i greci, gli italiani, gli spagnoli, ma poi il resto, tutta l'Europa del nord, fa riferimento sempre a grassi animali. Che ecco, noi facciamo automobili e non riusciamo a sostituire i grassi animali con un grasso vegetale. Pure al centro nord, vedi il Veneto, la Lombardia, usano ancora questi grassi, non è che tutta la Regione mai usano l'olio extravergine. L'extravergine sta il 2% di consumo nel mondo, quindi c'è uno spazio enorme, enorme commerciale per, diciamo, avere un'espansione. Siate così gentili e pazientosi da ripetervi a chiare lettere il vostro nome e la vostra provenienza, Presidente. Allora, Gennaro Sindolo, Presidente Italia Olimpico, provenienza Bari, Vitone. È un luogo che ha sofferto tantissimo in questi ultimi anni per la olivicoltura, per l'effetto di quell'accidente. Che abbiamo superato? No. Non lo possiamo ancora annunciare. Giusi, la nostra grande segretaria, Presidente, il nostro gancio sorrentino. Seppe Colano, presidente della del Comitato Esecutivo del Presidente Dappagliamore, presidente GPO Leo Campano, presidente Cerasano. Grazie della pazienza, grazie del tempo. Le ultime immagini le dedichiamo a questo signore qua, che non posso non abbracciare e baciarti le mani. Buon caffè. Come siamo presi? Noi abbiamo tutto. Luisa, avvicinati e mettici questo schermo qua dietro. Presidente, con grande soddisfazione. Marti, il tuo presidente vuol pagarci un caffè. Andiamo, sono già in via in basso. No, stai nervoso. No. L'attivista, come ti sono dite. Luisa, spostati, voglio far leggere questo cartello. Questo cartello è sofferto, è passato attraverso il Covid, è passato attraverso crisi di comprensione, come tale è importante. Non a caso, oggi iniziamo con l'area della Valle, quindi... Ma il programma è intenso, perché stiamo aspettando l'arrivo del sindaco. Ci saranno una serie di personalità importanti sia del mondo olivicolo che nel mondo della politica, il che è importantissimo perché significa che c'è un afflato, possiamo dire così. Sì, c'è questo afflato, finalmente abbiamo vicino le istituzioni a tutti i livelli, questo lo possiamo praticamente dire, dalla regione al ministero, lo stesso ministro Lollobrigida ha mandato un suo delegato, l'onorevole Cerrito della Commissione Agricoltura alla Camera, a rappresentarlo ufficialmente per quanto riguarda l'Italia Sounding in Made in Italy, e noi speriamo di essere portabandiera in questo settore 5, perché loro fa parte del settore 5, non del settore bevande. No, ho preannunciato prima che sono particolarmente soddisfatto perché oltre a questa, chiamiamola, festa dell'abbreviazione, ci saranno anche delle persone che riceveranno degli attestati perché hanno seguito un corso di fotografia, il che significa che stai seminando, cioè vuoi partire da lontano e non ti stanchi mai. Questo è un complimento per un aspetto, ma per un altro è anche un dire, capita, ci stai salvando, ci sono tante situazioni che... Allora, noi ci conosciamo da un bel po' di tempo, tu sai la passione che io ho messo in queste cose, io mi sono sempre definito un contadino calmastrato, perché il mio essere contadino mi ha rappresentato un po' in tutto il mondo dove io sono stato. Ricordo sempre con passione che in Cina sono stato riconosciuto per la canzone napoletana e per l'olio. Quindi i corsi di cui tu fai riferimento in questo momento sono particolarmente dedicati all'olivicoltura secolare. Abbiamo fatto due corsi dove c'è stato un grandissimo professore universitario, il professor Famiani, portato qui da Italia Olivicola, che ha cercato di far presente sia agli amministratori che ai nostri, diciamo, contadini come si può mantenere
questo non finiamo qui, poi ci abbiamo a seguire dal 18 fino al 28 dei corsi di assistenza, perché come tu dicevi prima, quando andiamo in un ristorante, quando andiamo da qualche parte, se posso trovarmi gli occhi, l'abbinamento degli olio con il cibo è fondamentale, e allora bisogna anche saperlo comunicare. Noi oggi verteremo il convegno che facciamo oggi su una comunicazione efficiente ed efficace al consumatore. Ci piace tantissimo questo aspetto collaterale suppletivo alla festa della premiazione, perché la signora prende un olio qualsiasi e lo butta sulla pizza calda che esce dal forno. Dobbiamo... Se quell'olio è particolarmente acidoso, è vero Presidente, che succede? Che la pizza cambia sapore, cambia mondo. Allora dobbiamo comunicarle queste cose al consumatore. E chi è che le comunica? Chi nei posti delegati riesce a suscitare un'emozione. Ecco. Come si suscita un'emozione? Chi mangiando una pietanza, abbinando le cose. Allora noi oggi questo dobbiamo comunicare le emozioni dell'olio buono attraverso i cibi, attraverso il gruppo dove lo promuoviamo. Noi come agenzia di comunicazione siamo al vostro fianco per diffondere, chiamare e invitare le persone. Grazie di questo tempo che ci hai dedicato. Grazie a lui, grazie a te. Ti lasciamo il buon lavoro, ma non ti lasciamo di fine, perché ti sentiremo fino a Grazie, grazie.